tamponi molecolari falsi sequestrato dai carabinieri un poliambulatorio e referti firmati da un'infermiera. Produrre i vaccini nelle Marche e puntare sulle cure con gli anticorpi monoclonali. Su Fano TV l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che critica i ritardi. Ci comportiamo come gli ultimi della classe, quando lo proponevo io mesi fa venivo criticato. Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, paura a Monteporzio per una coppia con 4 figli minorenni, genitori portati nella camera iperbarica. I migliaia alla Vitrifrigo Arena per un posto da operatore sociosanitario, tutti in fila per la seconda giornata del concorsone. 5 anni senza Giulio Regeni, flash mob delle scuole in Piazza del Popolo a Pesaro per chiedere verità. Le sfilate, il getto di dolciumi e le migliaia di persone in Viale Gramsci. Si fa già sentire la mancanza del carnevale di Fano e c'è chi spera in un recupero dell'evento durante la stagione estiva. Si chiama i dolci di carnevale del programma di cucina che partirà domani sera su Fano TV. Il nuovo appuntamento culinario è realizzato con i circoli ricreativi della città. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dal nostro sommario. I carabinieri di Pesaro hanno messo i sigilli a un poliambulatorio privato dove venivano eseguiti i tamponi molecolari. Il reato ipotizzato è quello di truffa aggravata. Sentiamo. È stato sequestrato dai carabinieri questa mattina il poliambulatorio Igea situato a Pesaro per aver fatto tamponi rapidi senza alcuna autorizzazione. Il centro non era stato autorizzato dall'area vasta 1 a processare i tamponi, alcuni dei quali classificati come molecolari ma che in realtà erano sempre tamponi di tipo rapido fatti pagare 70-80 euro. Nessun laboratorio adibito a processare i molecolari infatti aveva ricevuto i test del poliambulatorio in questione. Secondo i primi accertamenti, i referti venivano firmati da un'infermiera e, in caso di positività, la struttura non informava il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR, ma demandava questo compito ai vari pazienti in contrasto con la normativa vigente. Si ipotizza il reato di truffa aggravata ed esercizio abusivo di una professione a carico della donna. In mattinata, il distretto di Pesaro dell'ASUR Area Vasta 1 ha poi chiesto ai medici di medicina generale se avessero mandato i loro pazienti in quella struttura per eseguire i test. L'appello è stato lanciato anche all'intera cittadinanza. In caso è possibile contattare l'ASUR al numero in sovraimpressione. E adesso l'emergenza sanitaria con i vaccini che tardano ad arrivare e le nuove cure sperimentali nella lotta al coronavirus. Nel prossimo servizio l'intervista che abbiamo realizzato all'assessore regionale delle Marche, Filippo Saltamartini. Io avevo detto perché non produrre le marche che abbiamo anche Pfizer, mi hanno risposto ma Pfizer ad Ascoli produce altri vaccini, ma secondo te se lo Stato italiano compra 50 milioni di vaccini per il prossimo anno, per l'anno successivo, pensi che nessun investitore è capace di mettere in atto un'industria capace pagando i diritti di produrre questi vaccini? Di che stiamo parlando? Vaccini nelle Marche, cure con gli anticorpi monoclonali. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, continua a lavorare senza sosta dal primo giorno di insediamento. La battaglia al coronavirus continua a rimanere al centro dell'attenzione per cercare di uscire il prima possibile dalla pandemia, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario accelerare. Noi abbiamo a che fare con il Covid-19 non solo quest'anno, ma con il Covid e successive trasformazioni per i prossimi anni. Questo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, perché non produrre i vaccini e aspettare che lo facciano altri paesi? Se noi dovremmo comprare 50 milioni di vaccini l'anno, perché dobbiamo far arricchire l'industria farmaceutica tedesca, la BioNTech o quella americana, Pfizer, o quella inglese, AstraZeneca e così via? Non si capisce. È sufficiente che ci siano gli investimenti, prosegue Saltamartini, che ha fatto anche il punto sull'andamento della curva epidemiologica, ad oggi sotto controllo, con un allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere. Il livello di ricoveri nelle terapie intensive e semi-intensive è attorno al 30%. D'altra parte, prosegue il piano vaccini, anche se con un ritardo sul cronoprogramma. Personale della sanità pubblica, personale dell'RSA, e over 80enni arriviamo a 38.000 unità, quindi per due, però vanno moltiplicate per due perché sono sostanzialmente, ci sono due richiami, no?
Quindi diciamo che la platea è di 80.000 somministrazioni, finora ne abbiamo fatte 50.000. Inoltre, se entro la fine del mese arriveranno le dosi necessarie, inizierà la vaccinazione agli over 80, in primis a coloro che hanno patologie concorrenti, poi ai malati cronici e così via. Una parte delle persone che non possono deambulare, non possono camminare, non hanno parenti, saranno vaccinati dai medici di famiglia. E mentre se avremo un numero di vaccini adeguato, utilizzeremo il criterio, la struttura operativa che abbiamo impiegato per la somministrazione dei tamponi e in quel caso apriremo i palazzetti dello sport per la vaccinazione di queste persone. Chi intende vaccinarsi dovrà prenotarsi attraverso una piattaforma di Poste Italiane alla quale ha aderito la Regione Marche. Poi sarà compito dell'ASUR stilare l'elenco in base alle condizioni di salute degli utenti. Nel caso di anziani soli, senza familiari che possono aiutarli, ci sarà un numero di telefono dedicato. Insieme, se ci mandano i vaccini attraverso i tamponi, attraverso la cura con gli anticorpi monoclonali e le altre terapie, prima dell'estate riusciamo a uscire fuori da questa situazione. Io non è che sono ottimista, diciamo così, per definizione, sono ottimista perché abbiamo gli strumenti per uscire fuori, ma la cooperazione sociale dei cittadini deve essere totale. E tra gli strumenti rientra appunto anche la terapia anti-Covid con i farmaci monoclonali. Lo avevo già detto 2 mesi fa, ricorda Saltamartini, appena avevo saputo che Trump era guarito. Quindi avevo detto usiamo il plasma, cerchiamo di sperimentare usare il plasma, l'idrossiclorochina per esempio, dicono che nella prima fase funziona, quindi lì mi hanno attaccato l'assessore, gli anticorpi monoclonali li usavano a Boston in via sperimentale, quindi non penso che l'MIT di Boston, che è una delle più antiche e prestigiose università del mondo, fossero dei fessi, insomma. Ecco, quindi arriviamo sempre in ritardo. L'altro giorno, sabato, nella conferenza Stato-Regioni, quando l'ho introdotto l'argomento, poi la Lombardia si è accodata, si sono accodate anche l'Emilia-Romagna. Finalmente il commissario Arcuri ha detto: ah, ma forse sarà opportuno chiedere ad AIFA di sperimentare questi anticorpi monoclonali. Io non sono uno scienziato, sono laureato in legge, quindi non sono un medico, però leggo un po' di stampa. E sulla stampa internazionale, se lo sulle Monde, sui giornali inglesi, ma anche su quelli tedeschi, c'è l'idea che si possa curare in questo modo. Se la Germania 2 settimane fa ne ha comprati 300 milioni, noi arriviamo sempre in ritardo come se fossimo. Cioè, io non capisco questo. Siamo un paese avanzato, abbiamo le tecnologie, abbiamo gli scienziati, abbiamo tutto, però non lo so perché, insomma, ci comportiamo come gli ultimi della classe. Questo io non riesco a capirlo. E sono 15 i decessi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, tra le vittime anche 3 persone residenti nella provincia di Pesaro Urbino. Torna a superare quota 400 invece il numero di positivi, 77 nuovi contagi nella provincia pesarese. Calano i ricoveri negli ospedali della regione, meno 9 rispetto a ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva e leggero aumento quello dei degenti in semi-intensiva. Ancora cronaca, grande spavento questa mattina intorno alle 7 per una famiglia di origine straniera rimasta intossicata a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Si tratta di padre, madre e 4 figli minorenni che si trovavano all'interno della loro abitazione situata in via Mazzini a Monteporzio. Stavano riscaldando le stanze con dei braccieri contenenti il carbone. Sul posto il 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Fano. Sono stati trasportati tutti al pronto soccorso del Santa Croce, ma per i genitori si è resa subito necessaria la camera iperbarica. Sono spariti nel nulla dopo aver truffato delle persone online, ma anche per via telefonica. I due furbetti del sud che sono stati smascherati e denunciati dai carabinieri di Urbino. Nel primo caso a finire nel mirino è stato un uomo di mezza età di Piobbico. L'uomo ha ricevuto una finta telefonata dall'ufficio frodi della Banca Nazionale del Lavoro in cui l'operatrice gli riferiva che erano stati fatti dei tentativi di prelievo tramite la carta di credito a lui intestata. Poi gli è stato chiesto per bloccarla il codice OTP che la vittima ha fornito. Dalla carta della vittima sono stati prelevati oltre 3.000 euro. Tramite le indagini dei militari è stato possibile risalire al responsabile, un individuo di origine meridionale, denunciato a piede libero. Il secondo caso riguarda invece una truffa online. Una donna, anche lei residente a Piobbico, stava cercando sul web un preventivo per una polizza assicurativa. È entrata in contatto con un numero di WhatsApp tramite il quale le è stato spiegato come procedere con i pagamenti mediante carte PostePay. Una volta fatti i bonifici, il numero è sparito. Il truffatore in questione, anche in questo caso un uomo del sud, è stato individuato.
In migliaia questa mattina alla Vitrifrigo Arena per la prova pratica del concorsone per operatori sociosanitari. Di 7.000 candidati ne verranno selezionati 53. Il servizio di Angelica Panzieri. Oggi alla Vitrifrigo Arena, secondo giorno dedicato al concorso per gli operatori sociosanitari, siamo andati a sentire i loro pareri, i motivi che li hanno spinti a partecipare. In coda per ottenere il tanto desiderato posto fisso, merce rara di questi tempi. Molti di loro hanno già un'occupazione, altri sperano di trovarla. È partito così l'altro ieri il maxi concorso che darà lavoro a 53 operatori sociosanitari, bandito da Asur Marche, azienda ospedaliera Marche Nord, dall'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani e Ospedali Riuniti. Di questi, tutti a tempo indeterminato, 10 saranno assunti a Marche Nord, altri 10 a Torrette, 5 all'Asur e i restanti 27 all'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani. 7.722 gli iscritti che tra ieri e oggi, divisi in 4 turni, si sono misurati con la prova scritta. I cancelli si sono aperti poco dopo le 9.30, poi il lungo serpentone di candidati ha salito le scale per entrare all'interno dell'astronave. Alcuni per esserci hanno affrontato anche un lungo viaggio. Lei da dove viene, signora? Io dalla provincia di Labatt, Andria. Quindi quante ore di viaggio? Sono 6 ore di viaggio. Siamo partiti ieri mezzogiorno e stasera rientriamo con altri 2 miei colleghi. Benissimo, grazie. L'auspicio qual è? L'auspicio è sempre buono, però dobbiamo aspettare. Vediamo. Non è di Pesaro lei? No, napoletano. Per un futuro migliore, sicuramente. Che cosa fa lei adesso nella vita? Io sono operatrice sociosanitaria, lavoro presso la casa di riposo di Tolentino, in provincia di Macerata. Ho provato, ci provo, magari un posto in ospedale, che ne so, visto che lavoro in una casa di riposo, quindi... Proviamo. Al checkpoint d'ingresso i candidati, tutti muniti di mascherina, hanno consegnato il modulo di iscrizione. Poi è stata misurata loro la temperatura e infine è stato fatto da parte degli addetti il controllo dei documenti e ritirata ad ognuno la certificazione Covid. Da qui la consegna della cartellina con tutte le istruzioni e la penna sanificata per partire con la prova. Insomma, un'occasione per molti per provare a costruirsi un futuro più certo, pur con la consapevolezza che non sarà facile. Cercare di entrare magari anche a tempo indeterminato da qualche parte, ho deciso di fare questo concorso. Lei da dove viene? Da Iesi. Quindi si è fatto un po' di strada? Ha fatto un pochino di strada, sì. Ecco, le aspettative quali sono, anche diciamo in un periodo così difficile, in piena pandemia? Spero che di riuscire, insomma, entrare almeno in graduatoria. Io vengo da Senigallia, ho 8 anni che ho finito il corso OSS e non ho i punti perché non ho lavorato mai in questo ambito. Speriamo questo concorso ci fa aiutare a trovare un posto di lavoro. Ci creiamo un'opportunità in più. Decidere di farlo in piena pandemia poi non è cosa da poco. Senz'altro è una consapevolezza in più di capire e sapere cos'è fare l'OSS e lavorare in determinate strutture. Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di oltre 11.000 euro, ma aveva dichiarato in modo non veritiero di risiedere in Italia da almeno 2 anni e in modo continuativo. Un uomo italiano è stato smascherato e denunciato dalla compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro, è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato, ma anche all'INPS che è competente per la revoca del sostegno e il recupero della somma complessivamente incassata. Flash mob questa mattina a Pesaro per Giulio Regeni, il ricercatore scomparso al Cairo nel corso del 2016. A 5 anni dalla morte si attende ancora verità. I ragazzi del liceo Marconi hanno organizzato un'iniziativa in Piazza del Popolo alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle classi delle scuole superiori pesaresi. Seduti nel loro banco, nel rispetto dei divieti e delle norme anticontagio, hanno assistito ad una lezione di legalità e libertà. Crediamo che si debba fare piena chiarezza sulla vicenda, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, anche per far rispettare le regole definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Tra i 99 banchi posizionati in piazza ce n'era uno vuoto, giallo, dedicato a Regeni. Un'installazione ideata dai ragazzi del liceo artistico Mengaroni che verrà posizionata all'ingresso del Marconi. Tra i momenti più commoventi il messaggio dei genitori di Giulio, quindi Paolo e Claudio. Poi la telefonata dell'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini. Le canzoni preferite del ricercatore
attore scomparso interpretate dagli studenti del musicale e i bigliettini per chiedere verità inviati alle istituzioni. Cambiamo argomento, le sfilate, il getto dei dolciumi, soprattutto le persone, la mancanza delle tradizionali sfilate del carnevale si fanno sentire tra i fanesi che sperano in un recupero estivo della storica manifestazione. Il servizio di Letizia Marchionni. Com'è Fano senza il carnevale? Non è Fano. È A carnevale ogni scherzo vale, ma quello che ha fatto il Covid quest'anno è stato un duro colpo per i fanesi. La pandemia e le condizioni sanitarie impediscono di festeggiare la storica e più importante manifestazione della città di Fano e tra le più antiche d'Italia, così come l'avevamo sempre vissuta e concepita. La settimana grassa quest'anno a tema dantesco si trasferisce online, ma per i fanesi non è la stessa cosa. È forte la mancanza delle sfilate, della dolcezza e della vitalità che la festa mascherata portava alla città in questo periodo, anche se qualcuno tra i non amanti del carnevale non si dice troppo dispiaciuto. Sicuramente manca, no? A livello folcloristico è bello, no? Vedere la gente, manca la gente. Ci andavamo soprattutto per i bambini, ci dispiace per loro più che altro. Io faccio anche a meno, non è che impazzisco per il carnevale. Per i bambini un po' ci dispiace, ma troveremo modi alternativi per festeggiare in famiglia. La gente, divertimento, bambini con le maschere, insomma, Fano perde un pezzo di convivialità importante. Vi consolerete in qualche modo quest'anno, non so, magari in casa, mascherando i bambini? Ah, è il suo primo carnevale, lo dovrò fare per forza. Situazione un po' più spenta in un periodo in cui magari eravate abituati a vedere più colori. Molto più spenta. Sinceramente l'ho sentito molto perché ci andavo sempre. Il carnevale manca tutto, cioè dai carri che passano, da tutto. Io non ho mai amato molto il carnevale, quindi a me non mancherà più di tanto. Abitando in centro storico per noi è un incubo. Uscire, entrare ogni volta, devi fare dei gran giri, dopo una certa ora non puoi passare. Manca l'atmosfera più che altro, solo quello. Abitualmente andavamo al carnevale. Andavamo a casa di amici che hanno il viale, sono proprio sul viale. Quindi quest'anno un po' più spenta la città? Direi proprio. Non è che è più spenta, direi che non c'è proprio niente. Anzi, mi sono stupita che all'inizio del corso hanno messo questo pupazzo, questo coso, si ricordano che è carnevale. Io soprattutto venivo la domenica mattina, che mi piaceva molto. Anche la sfilata dei cani che c'era stata l'anno scorso era molto, molto carina. In questa circostanza bisogna, insomma, dare la precedenza ad altro. Ci rifaremo sicuramente, però, dai. Una festa che molti fanesi sperano di recuperare in estate se le condizioni sanitarie lo permetteranno, anche se secondo qualcuno il carnevale va festeggiato rigorosamente in inverno come da tradizione. Il carnevale è d'inverno, è come fare Natale d'estate, a Ferragosto. C'è una storia, una tradizione che non si può cambiare, ecco. Che cosa ne pensate infatti di spostarlo magari in un periodo estivo? Per forza di cose, no? Diciamo che con il Covid non si poteva fare diversamente. Un'alternativa vale? Sì, diciamo di sì. L'importante è che poi possiamo rifarlo, insomma. Secondo me è una giusta alternativa anche per dare la possibilità a tutti di vivere il carnevale come ogni anno. E adesso parliamo di abbandono dei rifiuti perché oggi ASET SPA ha fatto un bilancio del lavoro svolto nel corso del 2020 dal nucleo di ispettori ambientali. Oltre alla vigilanza eseguita con le telecamere posizionate nelle isole ecologiche, complessivamente nei comuni di Fano, Colli al Metauro, Fossombrone e Pergola, sono stati effettuati oltre 5.200 interventi e riscontrate 377 violazioni, di cui è stata data notizia tramite appositi verbali al comando della polizia locale. Inoltre sono state verificate più di 900 utenze sul compostaggio domestico e sono state 13 le violazioni. Le multe vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro, mentre per l'abbandono vero e proprio di rifiuti si va dai 300 euro ai 3.000. Se l'abbandono riguarda rifiuti invece pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Aumenta la sicurezza nei sottopassi carrabili. A Marotta di Mondolfo il comune ha predisposto un nuovo sistema di controllo e di allertamento che ha riguardato i sottopassi di via Togliatti e via Foscolo e che sarà completato nelle prossime settimane con l'intervento nel sottopasso delle Rane. L'impianto, oltre ai semafori che segnalano agli automobilisti il divieto di accesso in caso di allagamento, prevede anche un sistema di videosorveglianza che trasmette immagini della situazione H24 ai tecnici e alla polizia locale. Inoltre, spiega il vice sindaco Carlo Diotallevi, sono stati installati dei sensori collegati a un combinatore telefonico che in caso di allagamento contatta contemporaneamente più numeri di telefono per ottenere un intervento immediato che ripristini la viabilità. Si chiama I dolci di Carnevale, del programma di cucina che partirà domani sera su Fano TV. Si tratta di 8 puntate realizzate con altrettanti circoli ricreativi della città di Fano. Allora vediamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. 8 dolci per 8 puntate diverse. A partire da giovedì 4 febbraio sul canale 17 di Fano TV, subito dopo il telegiornale, nuovo appuntamento dedicato alla cucina con la realizzazione dei dolci tipici di Carnevale. Vista la situazione epidemiologica, la Proloco di Fano, insieme al Comune, hanno ideato, in sostituzione allo storico evento del Castagnolo d'Oro, un programma culinario coinvolgendo alcuni circoli ricreativi della città. Al progetto hanno aderito i club Le Colonne del Cielo, Foro Boario, Anni Nuovi, Le Fontanelle, Ponte Sasso, Cicogna, Sassonia e Non Solo Donna. Noi ci ritroveremo qui e voi, grazie anche a voi che ci avete dato la disponibilità nel riuscire a proporre questo nuovo brand, ci ritroviamo qui a realizzare queste ricette. Volevo però un attimino anche dare una notizia su questi club che in questo momento hanno un pochino di difficoltà perché rimangono chiusi, ecco, siccome svolgono un'attività molto importante di aggregazione e socializzazione della nostra città, di non lasciarli soli e cercare, ecco, per quanto possibile, per chi può, di sottoscrivere la tessera associativa nei rispettivi quartieri. Il programma, registrato rispettando le norme anti-Covid e intitolato I dolci di Carnevale, ha visto coinvolti in cucina due ospiti per circolo, affiancati da Maria Elena Del Bianco, che si sono cimentati nella preparazione di 8 dolci classici del periodo: i castagnoli, le pesche dolci, le rose di Carnevale, le tagliatelle all'arancia, le famose chiacchiere ed infine la cicerchiata. In questo periodo complicato per tutti è importante che il progetto Old But Gold continui, ed è importante che davvero, soprattutto dagli anziani, soprattutto da coloro che magari hanno più difficoltà e soffrono questo distanziamento, questo isolamento, venga davvero un messaggio di fiducia, di speranza, di non essere dimessi, ma davvero di reagire per cercare di ritrovare dei valori e di trasmettere dei valori anche in maniera appunto gentile. Ringrazio davvero anche per quello che stanno facendo Sauro Berluti, Giorgio Falcioni, perché sono i due coordinatori di questo progetto, e Giovanna Selis per la Proloco, che davvero ci ha messo l'anima, e credo davvero che siano persone che danno un contributo forte a questa città per trovare una nuova coesione anche in una fase difficile come questa. E Stefano Morganti, il nuovo segretario generale del Comune di Fano, 64 anni, laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna. Morganti vanta un'esperienza consolidata nel settore amministrativo, avendo ricoperto lo stesso ruolo nel Comune di Senigallia per oltre 20 anni. L'incarico era vacante dal 1 gennaio scorso, visto che fino a quel momento la posizione organizzativa era stata ricoperta da Antonietta Renzi, che aveva raggiunto i termini per il pensionamento. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco una nuova puntata di Oltre la Bici, che è condotta da Maria Elena Del Bianco, e poi l'intervista integrale che abbiamo realizzato questa mattina all'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, che tra le altre cose ha annunciato anche la prosecuzione dei tamponi di massa nella nostra regione. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci a domani.